Dunque, questa mostra di Edno Tezui, che è un artista giapponese che vive in Italia perché è innamorato dell'Italia, perché è innamorato della cultura italiana, ha un notevole significato e importanza. In questo caso la mostra diventa importante sia perché acquisti il senso di riapertura di un dialogo con la cultura giapponese, ma anche perché in questo caso Urbino Arte realizza la mostra in quanto Edno Tezui è vincitore del premio La Ginestra di Firenze e come premio era stata prevista appunto una mostra nella nostra galleria qui in Urbino, che gode di, chiamiamola, una buona considerazione anche al di fuori d'Urbino, nel nostro, non solo in Italia, ma un po' dappertutto ci conoscono. A me questo, come operazione culturale da parte di Urbino Arte, è sembrato una cosa importante, significativa, per dare anche questo sapore, diciamo così, tra virgolette, cosmopolita, anche se non ce n'è bisogno, non solo all'attività culturale di Urbino Arte, ma anche alle attività culturali che avvengono in Urbino. Sì, Urbino è una città dell'arte, sì. Sono molto lieto per fare mostra mia nella città così splendida basata nell'arte. Sì, sono innamorato dell'arte italiana, quindi sempre sì, nella mia arte, sì, parte influenzata dall'arte italiana, soprattutto l'arte rinascimentale. Sì, questo sì, senz'altro. Non posso sì, tagliare la mia cultura giapponese. Quindi sì, sempre tra giapponese e italiano mischiato nel mio l'arte.